Olè! Olè! La sigla stasera mi Buonasera ricordava ragazzi. un po', ciao, mi ricordava un po' Willy the Bill la sigla questa sera. A volte ricorda la cumbia, a volte il Willy the grande Bill. Willy the Bill, meraviglioso. Come va ragazzi, tutto bene? Vai, Bene, abbastanza. dai. Io sono un po' cotto di chilometri, ho fatto un sacco di Cotto di chilometri chilometri. questi giorni, sono cotto, però sono pronto stasera ad ascoltare, ormai martedì è puntata musicale, quindi è rilassante, sono pronto per rilassarmi. Com'era Tra l'altro l'Adriatica? l'Adriatica è un casino, ragazzi, adesso potremmo fare uno speciale sulla 14, se Sulla volete, vi 14. dico tutti i tratti da... Madonna, Serve mi più pazienza. ascolto eh? In cui serve Ho più imparato. pazienza. Adesso ho scoperto che ho scoperto, non è che ho scoperto l'acqua calda, però mi ascolto le conferenze praticamente sulla 14, faccio avanti e indietro, mi ascolto tutte le conferenze che ero rimasto arretrato, e quindi ho belle 6, 7, 8 ore di conferenze fatte. È un buon Il modo. tempo c'è. Il tempo c'è, ma a parte queste cose qui, di queste storie che non interessano a nessuno, mi sono ricordato oggi di una mail. Adesso, Tony, proviamo a ricostruire, prima di far entrare l'ospite di stasera, a ricostruire questa cosa, perché io mi sono ricordato all'improvviso una mail di settembre dell'anno scorso di Alessandro che ci scriveva una mail a Lupo e Contadino e ci mandava il suo pezzo. Che io ascoltai quando appunto settembre del 2020 e dissi: cavolo, bellissimo sto pezzo, veramente bello. Quindi spero che stasera Alessandro, poi proprio svegliamo tutto, ce lo farà ascoltare perché è un gran pezzo. Poi dopo non ho altri aggiornamenti sulla musica, forse Tony ne ha di più e stasera chiacchieriamo un po' delle evoluzioni dal settembre del 2020 in cui Alessandro ci mandò quella mail ad oggi, vediamo che è successo. Però questo anche per dire, piccolissima parentesi, che noi le mail le leggiamo e poi magari rispondiamo dopo un po', però piano piano leggiamo Si va tutto. dai 2 ai 6 mesi come risposta. Però Sì, leggiamo ovviamente. tutto. I tempi Assolutamente. dilatati, il tempo in illusione, no? Quindi E fuori dal tempo anche con le mail. fuori Ciao dal Federica, tempo. ciao Luca. Luca dice: salve Buonasera. ragazzi, sono arrivato a Bologna dalla Ah, Florida. Luca. Allora, ci vediamo Welcome. presto. Sì, Beh, assolutamente. c'è chi va Fantastico. via e chi viene invece a Bologna. Hai Ho visto? visto. Infatti, infatti. Allora, volevo chiedere già a chi si è collegato. Martedì scorso non è stata fatta l'intervista. Tony sta tranquillo, non è niente di che. No, volevo spiegare che è stata una strategia ben pensata per invitare le persone a uscire la sera, perché ormai è caldo, insomma, ci sono meno restrizioni assurde, in ogni caso sembra che ce ne siano meno, per cui alla sera cominciate a uscire, ok? Il martedì, sul giovedì no, perché c'è il grande click, non si può, però il martedì sera l'intervista si può vedere anche il giorno dopo, si può vedere. Ecco. Allora, quindi abbiamo fatto una prova ben decisa, abbiamo pensato per settimane, il primo martedì disponibile, non la facciamo a sorpresa, così le persone escono. Ecco. Quindi ci auguriamo che siate usciti, che abbiate fatto l'amore, fatto tante cose belle. Il Giusto? mercoledì è Ah, imposta giusto. il mercoledì è riguardata la registrazione. Oppure no, Sì. l'alternativa è spostare l'intervista del martedì a dopo, che ne so, mezzanotte, l'una, potrebbe essere una strategia questa qui. Tanto noi praticamente andare in direzione del coprifuoco. Adesso dovremmo partire alle 11, poi magari partiamo a mezzanotte, poi E va poi alle 5 bene, dai. del mattino quando finisce? No, aspetta. Ma adesso la tolgono, sta stronzata, dai. Sembra che sì. Tony, vuoi fare Dai. una piccola introduzione Sì. dell'ospite? Sono passati 5 minuti canonici di stronzate prima di Certo, partire, che facciamo abbiamo dato sempre. Adesso modo. torniamo seri. Abbiamo dato modo a tutti di collegarsi, quasi tutti. Questa sera, come accennavi prima, avremo ospite un cantautore di origine siciliana, ma cittadino del mondo. Dopo avremo modo di parlare con lui e di spiegarci un po' i suoi vari viaggi e andirivieni.
Si tratta di Alessandro Orlando, che è già lì in anticamera e che adesso il regista Damian porterà nella stanza principale. Vivo solo per questo. Sì. Sono apparso. Ecco, buonasera ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Alessandro, grazie. Benvenuto. Grazie. Allora, come stai Alessandro? Anche tu fai un po' di chilometri, no? Diceva Toni nell'introduzione, anche tu sei tornato a viaggiare? Ma ancora devo dire no, però solo con la mente. Ti stai proiettando. Non ci siamo fermati, anzi forse questo per contrasto, no? Si è tanto chiusi col corpo, bisogna aumentare, compensare con la mente. Senti, a proposito, poi dopo lascio le domande e la parola a Toni, però la prima curiosità che mi viene proprio così, dal punto di vista creativo, questo anno e mezzo, quasi due di compressione, che effetto hanno fatto rispetto alla tua musica e alle canzoni in generale? A me devo dire bene, anche se diciamo un'opinione che non posso condividere molto, perché nel senso, tra virgolette, non è stato ovviamente un periodo felice, però devo dire che a me stare chiuso in realtà è anche la situazione che ho avuto, ecco, sono stato un po' fortunato perché io ero a Londra quando era scattata questa cosa, rischiavo di rimanere chiuso là, ancora però a Londra era insomma normale, ero riuscito a scendere perché c'avevo una casa dove potevo stare da solo in sicurezza, però era al mare perché era una casa estiva vuota, quindi io praticamente mi sono fatto ho avuto la fortuna di farmi questo lockdown là, e questo momento di assoluta solitudine e natura devo dire che per me è stato un boss, anzi forse uno dei periodi più sereni in quel momento per quello che ho visto, per quello che ho potuto avere attorno. Ovviamente, contestualizzando, perché Beh. comunque questa cosa di stare da soli in natura mi ha dato veramente la possibilità di fare qualche cambio, ecco, nella musica. È una cosa che abbiamo ascoltato spesso in queste settimane, in questi mesi di interviste, che può apparire paradossale, però non è, lo è. Noi stessi abbiamo fatto dei cambi, da una parte sono sembrate obbligati, però dal punto di vista creativo c'è stato grande movimento. Ma Tony, prego. Tu Alessandro sei originario di Marsala, quindi mi domandavo se questa casa vicino al mare era lì, era quella Esatto, originaria dell'infanzia. Era lì. non proprio dell'infanzia, però diciamo dell'adolescenza, ecco, quindi anche quello fa tanto, no? Comunque con la terra, adesso sono a Roma, è da molto che non ci vivo, però il lockdown mi ha dato l'occasione di starci 6 mesi, infatti, e l'ho riapprezzata tantissimo, anche perché venivo da Londra, appena sono andato a Londra ho cominciato ad avere ovviamente il mal di Sicilia, no? Nel senso che mi mancava la Sicilia e l'Italia in un modo bello, perché magari sai, quando sei in un certo senso per molto tempo in un posto, questa specie di costrizione non ti fa più apprezzare quei lati. Invece, una volta che sono andato a Londra, ho cominciato a studiarmi la storia della Sicilia, dal Medioevo, cioè ho cominciato ad avere questa passione smisurata per il paese, per quello che venivo. Perché per contrasto, magari mi vedevo le cose anche belle che mi portavo dietro, magari del paese. Quindi l'ho riapprezzato, è stato terapeutico questa cosa per stare anche meglio in Italia, devo dire. Certo. Facciamo vedere la pagina Instagram di Alessandro, così cominciamo subito a entrare un po' più nel vivo. Tra l'altro ci sono delle foto bellissime, eh? Vi invitiamo a seguirlo assolutamente. Il sogno di Prometeo, poi stasera ci illuminerai anche su questo progetto, perché ne hai diversi. Faccio una scorsa veloce, così guarda che belle foto che ci sono. Fantastico. Perché io ho la fortuna che vado d'accordo con i fotografi bravi, quindi con le Si fotografe, vede, fotografi bravi, e sì. quindi un po' perché li fanno loro, un po' per osmosi qualcosetta l'ho fatta pure io, però cioè, questa non è merito, è proprio. Questa è sali un po' bellissima. su, Damiano, ho visto una foto, Sì. sali un po' su alla fila di sopra, ecco, ti fermati qui. Eccoti, Sì. qui vedo dei bambini. Ho visto nella tua biografia che tra le tante cose hai anche collaborato in centri di accoglienza con un'associazione che si occupa di bambini, hai
insegnato, hai portato la musica a questi bambini di Calcutta. Quando è stata questa esperienza? Come l'hai vissuta? E come le esperienze più belle, spesso totalmente casuale, totalmente venuta tra... perché io in quel periodo volevo andare a Londra in realtà, però non potevo perché dovevo finire, diciamo, avevo delle cose da finire a Roma, quindi era questa la costrizione che sentivo, volevo andare. E casualmente ero finalmente riuscito a organizzarmi, conobbi questa persona casualmente in un negozio di magia, in un negozio di prestigio, no? Che a me piace, per passione ogni tanto passavo questo negozio che stava al centro, e quindi entra questo tizio, sto mago, si vedeva proprio particolare, questo cappello che sembrava uscito da un Far West, non so, e questa cioè, era molto particolare. Insomma, si mette a parlare col mio amico, chiacchieriamo un po' così, e a un certo punto, comunque, da discorsi che facevano, io ho buttato una mezza battuta, diciamo un po' critica nei confronti della società, e lui non l'aveva presa. Questo fatto che non aveva preso lo spunto per cominciare a criticare a spada tratta, mi ha detto: ma allora sai che sei simpatico, ho detto. E quindi la sera stessa siamo andati a cena assieme, tra amici, siamo diventati amici in 2 settimane, e lui mi ha detto: guarda, io sto andando in India fra un mese, per questo progetto, faccio magia, se tu fai musica vieni. Io volevo andare a Londra, ho detto questa cosa non mi ricapita. Poi in realtà ai tempi io non avevo un bel rapporto, o meglio avevo un rapporto molto particolare con i bambini, perché già io quando ero bambino con gli altri bambini da grande è rimasta, e insomma poi ho detto vabbè, vado in India in un posto così, io già abbastanza molto precisino su certe cose, insomma era stato proprio terapeutico quella cosa là, ed è stato molto bello, sì, molto bello. Mm-hmm. Totalmente casuale. Quando è stato, più o meno, come temporalmente? È stato 2018? 2018. 18. Alessandro, ci fai sentire un pezzo? Certo. Ecco, buonasera intanto allora. A Maria Maddalena e Maram Maram. Ecco, piano piano stanno arrivando, tornano a casa e arrivano due contadini. Che ci fa ascoltare, Alessandro? Allora, ci faccio un pezzo un po' più movimentato in questo momento, per un attimo rompere il ghiaccio, ecco. Si chiama La tua profonda dimora, che è uno che penso che sia il pezzo più vecchio che sta nell'album, il primo, Ogni cosa accade certamente. Un po' goliardico, però mi piace ancora ogni tanto farlo, perché mi diverte. Quindi oggi mi diverte, spero che vi diverta. Ascoltiamo. Vai. C'è qualcosa di inquietante nei meandri della mente. Sta vagando tra la gente, è uno stimolo attraente. Le movenze di tortura, lenta avanza vista impura. Viene avanti una figura vestita di pelle scura. Mi fattura la scrittura e mi cattura. Sin paura la mia fede, mia viura. Ma ciò che tocca, ciò che voglio mi consola e mi innamora, la tua profonda dimora, che tortura, che sciagura, la tua profonda dimora. Il suo umido accogliente è rifugio di ogni gente,
la sua morsa travolgente, la sua logica del niente, camminando nelle strade o nelle stanze di un pensiero. L'ho trovata già distesa sul velluto, l'ho scovata, ripudiata, poi scacciata e poi bramata. Ma ciò che tocca, ciò che voglio, mi consola e mi innamora, e la tua profonda dimora, che tortura, che sciagura, e la tua profonda dimora. C'è un equilibrio verso te che tende a mutare in bisogno animale, ma c'è un sentimento dentro me che tende a turbare il mio stato mentale. Ma ciò che tocca, ciò che voglio, mi consola e mi innamora, la tua profonda dimora, che tortura, che sciagura, la tua profonda dimora, che depura, addirittura, la tua profonda dimora, un ritorno alla natura, la tua profonda, la tua più profonda, la unica e sola, la mia più profonda dimora. Alessandro Orlando, grande. Ritorno da voi. Ecco. Grande. La tua profonda dimora è un brano, sì, dell'album Ogni cosa accadrà certamente del 2016, quest'album, sì, qui. È uscito almeno nel 2016. Sì, quanto è stata, a proposito di profonda dimora, quanto è stata lunga la gestazione di quest'album? Di questo tanto, di questo tanto. Devo dire due, tre, vabbè, tanto, insomma, ci sono anche album che prendono di più, però ultimamente, diciamo, 2-3 anni sono stati, perché è cominciato da una conoscenza, insomma, poi c'era con Danilo Kerni, che è appunto il produttore che ha riuscito, insomma, che è stato il mio mentore in quel periodo, in quell'album. Tra l'altro diceva Zapp prima che noi ci siamo sentiti nel 2020, settembre, ma noi in realtà ci siamo sentiti molto prima, perché quando uscì quell'album, nel 2016... Io ho scritto, esatto, forse ho parlato con Tony. Mi ricordo anche del video di Contro. Esatto. Allora hai parlato con Tony. Avevo parlato con Tony, sì, mi ricordo. Quindi i tempi sono stati molto più dilatati. Capito? Quindi voi scrivete, perché noi nel giro di massimo 5 anni... No, ma i tempi no, avevate risposto, avete pure passato una canzone, ma già i tempi appuntavo. Avevo visto, e poi da là, infatti, come diceva Tony, poi ho frequentato meno Facebook e quindi ho perso un attimo di vista, ma in realtà è una cosa che mi, la radio, insomma, era una cosa che mi era saltata all'occhio già, cioè come pagina Facebook. Sì, ci conosciamo da tempo, quindi. C'è una domanda. Vai. C'è una domanda di Maria Maddalena, se Damiano la mette in sovraimpressione, eccola. Ricordi il giorno che hai scoperto che un giorno saresti morto? Devo morire? Quando? Questa è una domanda strana, eh? Aspetta, che significa questa domanda? Allora, forse è quel giorno in cui si perde l'innocenza. Ok, dici, guardi, cioè, quando è venuto una, dice, oh, Alessà, vedi che un giorno devi schioppare. Questo praticamente, io ho detto, ah, bene, ma me lo segno, infatti. Me lo segno proprio. Tant'è che forse qualcuno non l'ha letta la biografia che ci ha passato Alessandro, ma lui nella biografia esordisce: nato l'11 maggio a Marsala,
morto in data da destinarsi. La biografia in un posto di mare, preferibilmente, così. Esatto. Se possiamo Marsala, meglio, però un posto di mare va bene. Però è una domanda, mi piacerebbe avere questi ricordi, cioè, sai, ci sono delle tecniche magari per poter, dicono di ipnosi, no? Di poter ricordare delle cose, avere una più concentrazione e focalizzazione in modo da ricordare degli eventi così passati, sarebbe curioso. Oppure mi chiedeva se sapessi che giorno muoio, no, ancora no. No. Ancora non ci siamo attrezzati per la preveggenza. No, penso che fosse il giorno in cui di solito quella data lì, cioè quella conoscenza, quella coscienza lì è il giorno in cui uno perde un po' di incoscienza. Mi ricordo mio padre mi raccontava sempre che da bambino pure lui pensava di non morire mai, infatti nel Padre Nostro recitava "e nell'ora della vostra morte, amen". Poi dopo mia nonna gli spiegava "guarda che è della nostra morte". Era scaramantico, forse. Esatto. Era scaramantico. No, questa sì. Cosa però sono curioso di ricordarsi. Mi ricordo una piccola delusione, mi ricordo che io sono nato l'11 maggio, come dice appunto Tom, e a Marsala l'11 maggio è tipo lo sbarco di Garibaldi, no? È partito da Marsala. Uh-huh. E quindi a Marsala l'11 maggio mettono tutte le bandiere italiane. Ti immagini, io da piccolo, quando facevo il compleanno di mio padre, mi diceva "vedi quante bandiere hanno messo per te", capito? Era il mio Babbo Natale, la festa città che si metteva, io sapevo che l'11 maggio cominciavano a mettere le bandiere, quando ero piccolo, quindi quello è stato il mio Babbo Natale, detto, ah, non sono per me, forse questo mi ha dato un po' di problemi di narcisismo, egocentrismo, probabilmente. No, ma è stato molto divertente. Tu sei, l'abbiamo scoperto, lo scopriremo ancora di più, un cantautore. Nell'album Ogni cosa accadrà c'è anche un altro brano che è Adesso, in cui vengono citati tre cantautori: Fabrizio De André, Rino Gaetano e Giorgio Gaber. Quanto è stato importante conoscerli, apprezzarli, ascoltarli, se li hai ascoltati, se li apprezzi, sì. In quale fase della vita ti sei avvicinato a questi ascolti qui, se è una fase più matura oppure più adolescenziale. Mi piacciono queste domande. Allora, era molto interessante, perché in realtà Gaber meno di gli altri, De André è stato sicuramente il primo che mi ha folgorato tantissimo, perché era proprio un macigno quando ho cominciato a sentire De André. Invece Rino Gaetano, Gaber... meno Guccini pure, però quella era collegata anche a una persona che sentiva Guccini in quel periodo, quindi ci sono diverse citazioni là in realtà, quindi no, un po'... Non erano solo i tuoi ascolti. Vabbè, Guccini anche meno in realtà, mio meno, mi piace, diciamo, mi piace in un certo senso mi piace, in un altro senso mi piace meno, però comunque ecco, magari De André era quello che per me era fondamentale, è stato il primo, no, la scoperta, quello che dici wow, com'è che ogni frase tipo devi fermarti, devi mettere pause, capire, cioè, e ogni volta lo riscopri, è proprio fondamentale, quindi tutto il periodo quello iniziale era su De André. Poi direi che c'è stato un altro periodo riguardo ai cantatori, che invece con Dalla, che era molto più emozionale in un certo senso, questa libertà assoluta, mentre D'Andrea la vedevo più quasi intellettuale, poi era molto emozionale anche D'Andrea, mentre Dalla c'era questo funambolo e questa gioia per la vita, proprio che questo in un periodo, infatti poi Dalla fu un altro che tantissimo, diciamo, mi ha accompagnato musicalmente, a livello italiano ovviamente. Alessandro, io ti proporrei quasi quasi un altro pezzo, facendoti anche i complimenti per la giacca, eh? Già, adesso i colori non si riescono a apprezzare bene, però non so se è una giacca o una camicia. È una camicia. Sembra così, il macchio era fatta apposta, perché comunque confonde. Io a proposito di, visto che abbiamo citato quest'album, rimarrei su quest'album qui, e andrei sull'ultima traccia dell'album, che è la traccia più breve dell'album, e che ha un argomento diverso rispetto alla Profonda Dimora, un argomento più di rapporto tra l'uomo e Dio. È una chiave di lettura molto, molto interessante, che è Le aquile nel cielo.
Ok, allora vado con l'ego nel cielo. Spostamento, qua abbiamo Sì. fenomenali effetti speciali. Tac. Le aquile nel cielo che sono sopra me lo sanno bene che un Dio lassù non c'è. I mostri sotto al letto che mi spaventano lo sanno bene che un Dio io non ce l'ho. Ehi, Dio. È la tua occasione, dimostra che ci sei. Non essere nervoso, ce la fai. Il sole indifferente che osserva da lassù. Lo sa davvero che un Dio non c'è qua giù. Gli amanti senza amore a letto con i guai. Lo sanno bene che Dio non è per noi. Dai, Dio, ce la puoi fare? Ricordati chi sei. Dai, smetti di pregare, salvami. L'ansia da prestazione, scommetto che ce l'hai. Ma prova un po' a salvarmi, salvami. E se neanche tu hai un Dio sopra di te. Magari mentre prego, preghi me. Tanto vedo Bravo grande Alessandro. Alessandro, vedo che si è scatenata sulla domanda di Maria Maddalena, si è scatenata un piccolo dibattito sul discorso della data, della morte, che lì si è scatenata un po' una serie di ipotesi. Interessante leggere la chat. Tony, vai, prego. Va bene. Allora, proseguiamo con i tuoi viaggi, le tue esperienze, perché già prima del 2016, ma anche dopo, ho visto che hai fatto anche esperienze teatrali e ti sei avvicinato anche al mondo della recitazione a Roma. È come se volessi trovare più chiavi di espressione, più strumenti per esprimere, no? La creatività, quindi avvicinarsi all'arte da più punti. Io mi rivendo sempre una frase che mi sembra sia di Pascal o qualcosa del genere, mi credo, perché non mi ricordo se è questa, però dice che preferisco fare sapere qualcosa di tutto che tutto di qualcosa. Può essere anche la scusa per non applicarsi mai, cosa che io. Quindi è sempre bello avere una frase filosofica per ogni propria pigrizia. Comunque, io suggerisco un vocabolario, insomma, un dizionario di aforismi e uno li tira fuori per ogni cosa brutta che fa. Insomma, proprio con l'aforismo suona tutto più bello. E quindi questo è il mio aforismo. Bello questo. E quindi in genere. Il mio dizionario per la pigrizia, questo qui lo potremmo scrivere, oppure il mio
frasi per la pigrizia, o proverbi per la pigrizia, aforismi per la pigrizia, non male. 101 scuse per 101 vizi, per esempio. 100 scuse filosofiche per 101 vizi. Sarebbe, sarebbe perfetto. L'estetica del vizio, bellissimo. No, sì, oh. Ci lavoriamo. Comunque, sì, teatro, perché comunque queste cose, mi, anche con gli strumenti, cioè, poi alla fine suono un po' di tutto, anche se non sono esattamente uno strumentista magari specifico, non mi ritengo un chitarrista, un pianista, un sassofonista, un, insomma, cerco di prendere queste cose e giocarci, così come il teatro, perché effettivamente mi dà un po' più chiave di lettura, cioè mi rendo conto che però alla fine quello che non riesco a capire magari in un certo senso con la musica, per quanto mi dica, qualcosa me lo sblocca il teatro. Poi magari quando mi ricordo ero bloccato con la musica, è stato un periodo, mi ricordo che mi ero messo a disegnare, che è la cosa che per me è, credo sia la cosa che so fare peggio al mondo, però mi ero messo così con la faccia di uno che non sa fare niente, che ero molto più libero, ho acquistato una libertà, magari venivano comunque delle cose opinabili, però comunque il fatto che avevo riacquistato una libertà e una voglia, che poi quando sono tornato nella musica mi è tornata parecchio, questo fatto che a volte quando uno ci sta troppo, forse nella prima parte, confonde delle regole con dei limiti, insomma, forse succede questo, a me succede questo, non so. È bello switchare, ecco, magari anche solo. Sì. Quindi sì, assolutamente fondamentale il teatro in particolare, perché poi appunto fa un lavoro magari interessante anche per me parlare magari con gli attori o con i musicisti, si vede proprio un approccio generale, poi ovviamente ognuno nel suo personale è diverso, ma generale all'arte, che è molto diversa tra musicisti, attori o pittori, perché l'arte stessa, il musicista è generalmente più, magari un po' più l'emotività la vedo un po' più grezza in senso buono, nel senso più selvaggia, meno direzionata, che già un attore ha bisogno di prendere quell'emotività e direzionarla mentalmente in un certo modo attraverso certi tipi di emozione, mentre il musicista ha già la musica che lo aiuta in uno stato di trance più selvaggio, il pittore magari, oppure mettiamo l'attore, deve interagire spesso con altre persone per poter fare l'attore, così come il musicista, il pittore no, quindi magari tra i pittori vedi le persone magari più introverse o più filosofiche, cioè hanno più tempo per vedere certe cose, ma semplicemente perché l'arte stessa, col tipo di interazione che ti fa avere, che ti porta ad avere un certo tipo di sguardo magari, o a tendere ad averlo. E quindi fare questo percorso, anche se poi non, ripeto, non mi sento uno specifico di nulla, secondo me è interessante, mi ha aiutato parecchio. Sì, questo rapporto con gli altri artisti si è svolto anche in quelle che ho letto nella biografia, sono le residenze artistiche. Quella è una residenza artistica, un'occasione molto bella, che è stato fatto si è stato fatto questo festival a Macomer, appunto il Festival della Resilienza, che abbiamo organizzato dei ragazzi. Che ho conosciuto in realtà uno di loro casualmente a una festa, e mi aveva parlato di questo festival. È stata un'esperienza bellissima, sia perché la Sardegna, cioè, ci hanno fatto vivere la Sardegna, c'era questa, in un modo, sia a livello artistico che culinario, estremamente, ecco, estremamente dentro, ecco, siamo andati estremamente dentro quella cosa là. Perché poi stavamo in questo convento di suore, quindi erano un centinaio di artisti, 120, che vivevano tutti in questo convento di suore per 15 giorni, pittori, attori, musicisti, quindi molto divertente, ci portavano in giro magari musei, oppure, e contemporaneamente lavoravamo a una specie di spettacolo finale, insomma, e interagivamo tra di noi, quindi era molto interessante. Bello, bello. Sì, infatti, credo che adesso lo devo rifare, Festival della Resilienza, ci si può candidare, credo. Sì, sì, adesso l'ultima edizione era saltata ovviamente per il Covid, quindi sì, esattamente. Pian piano si riprenderà. Tutti torneremo. Ci sono un paio di domande qui in chat. Maria Chiara forse si riferiva al pezzo di prima che hai fatto con il piano, che chiede: bellissimo il finale di questo pezzo, come è arrivato? Il finale di quel pezzo là? Ma il pezzo, questo qua mi ricordo esattamente quando ho cominciato a suonarlo, ho le prime parole le avevo messe senza pensare e non sapevo che cosa dovevo dire. Cioè, mi ricordo, le aquile nel cielo che sono sopra me lo sanno bene, che
no, le sono sopra me. E mi ricordo che veramente queste parole sono uscite così, senza sapere che avrebbe parlato di Dio. E da lì poi c'è stata questa cosa molto semplice, quasi una filastrocca. E quindi anche l'ultima frase, questa è non capita spesso, però questa è una canzone che è uscita abbastanza da sé, quando capita è bello. Anche perché è anche un po' meno cervellotica, tento di essere un po' no, il contrario di minimalista sono io, dunque cervellotico, ti metto un sacco di roba in mezzo. Questa canzone è proprio l'opposto, quindi vuol dire che ci deve essere stata qualcosa che è venuto da fuori, detto sì, Cioè, c'è perché è soia. stata. E La quindi grazia, la grazia. la grazia, però mi è piaciuto questo, cioè, era molto semplice il rapporto con questa, insomma. Il rapporto con questa presenza o assenza, ecco, la stessa io non vai a specificare, comunque il rapporto con questa cosa. E quindi alla fine era quello che vorrei dire a una persona che non so che fa, cioè ha detto magari io sto qua a pregare te, non so, e poi tu dall'altra parte, questo, boh, forse sono Però, io un'idea di me stesso, non lo so. Alessandro, questa è una domanda che un po' in qualche modo più o meno diretto io ho cercato di fare con tutti i musicisti, gli artisti che abbiamo intervistato finora, i musicisti più che altro, cioè quelli tutti più o meno. La mia curiosità è questa, perché appunto io non facendo questo di mestiere, neanche di hobby, ecco, ma mi piace tantissimo la musica, però da ascoltatore mi interessa proprio capire com'è che funziona il processo per la creazione di un disco, di un album. Come si fa? Come fai? Come viene fuori? Come si fa a scrivere un disco? Ecco. Domanda stupida e anche difficile. Questa è una cosa che mi sto chiedendo anch'io, anche perché ogni volta è diverso finora, quindi è una domanda che se, anzi se dicono gli altri musicisti fammi sapere che ti dicono, ti lascio il numero perché magari ho qualche tip, Allora, in pratica per me è molto diverso perché intanto è stato in questi anni molto diverso anche il mio processo nello scrivere canzoni, molto diverso. Ero partito da appunto, quelle che sono le canzoni del CD, ogni cosa accadrà certamente, sono già più cantautorali e comunque mi sento, magari suonavo la chitarra, adesso sto cercando di muoverti verso altre parti, diciamo, però la chitarra era uno strumento che avevo molto immediato, chitarra e piano, ecco. Quindi era molto sul stream of consciousness, insomma, un flusso, era proprio un flusso. Però contemporaneamente, dopo tanto tempo, mi ritrovavo un po' bloccato in certe dinamiche, come dicevo, costretto. Poi ho avuto questa pausa lunga e tra cui c'è stato anche il lockdown nel mezzo. Cioè, insomma, io avevo fatto già un lockdown l'estate prima, in realtà, ero andato in isolamento l'estate prima per già cercare di muovermi. Quindi in realtà il lockdown avevo già fatto il tirocinio del lockdown. Comunque, che succede che a un certo punto mi blocco e ho detto, vabbè, non riesco più a fare la musica così. E avevo cominciato anche a disegnare malamente, come vi ho detto, però questo approccio così assolutamente istintivo, nuovamente assolutamente istintivo, cioè col fatto di, ecco, fare una cagata, ecco, quella è la verità, essere brutti, cioè dire io non devo essere bravo perché non sono bravo in questo momento, quindi proprio ti dai la libertà di essere brutto, che là trovi la cosa che è magari poi bella. Quindi poi ho cominciato dopo. Con la musica elettronica e che adesso infatti il progetto nuovo in realtà è molto più elettronico, già il sogno di Prometeo è un po' più elettronico, questo che sto facendo con un altro nome perché volevo fare tre, no? Ho detto uno, due, mi faccio anche il terzo nome, quindi un altro progetto ancora che è completamente elettronico e questo mi piace molto perché mi dà la stessa sensazione che avevo nel disegnare, cioè è una cosa che so fare meno, è una cosa su cui sento di avere un foglio bianco completo senza pensare a un genere preciso. E quindi adesso è cambiata la scrittura, quindi magari, come dicevo, l'album prima hai delle canzoni che nascono in un certo modo e anche l'arrangiamento, sono chitarra e voce, l'arrangiamento ha una certa importanza e viene in un certo momento, quando fai musica elettronica al computer, l'arrangiamento viene nel momento stesso, in un certo senso, in cui stai facendo la musica. E siccome non c'è quell'immediatezza della chitarra, e inoltre io non ho magari troppa immediatezza, visto che comunque sto imparando da qualche anno, insomma, da un paio d'anni, insomma. Ancora non sono come persone che ci lavorano da anni e anni,
E quindi questa mancata immediatezza da una parte, però ti fa pensare che sei come in un bosco, non sai dove andare e ti fidi molto dell'istinto, ecco, anche se non Sei c'è quella bloccato? teppia, tipo, non so dove Ok, si era bloccata l'immagine, Alessandro, sei adesso ritornato. Abbiamo perso l'ultima ok. parola. Dicevo Però che dai. l'istinto, insomma, che puoi fidare più dell'istinto perché pensi di sapere meno regole, quindi l'unica cosa a cui ti affidi, come in mezzo a un bosco, è provare a vedere qualche intuizione dove ti porta, senza giudicarla prima, ecco. Tony. Damiano ha messo in sovraimpressione un'altra domanda di Maria Maddalena, Guarda, che chiede ad Alessandro: quale personaggio immaginario ti ha ispirato più di ogni altro? mi piacciono queste domande. Se il lupo contadino, o dai presentatori o dai ascoltatori, le domande sono. Allora, quale personaggio immaginario? In particolare immaginario? Beh, ti posso dire che da piccolo mi piaceva tanto Hercules, però non so se c'è. Quale personaggio immaginario? Hercules. Sì, poi in realtà poi anche Prometeo adesso, Beh, no? C'è infatti sempre qualcosa da in Hercules a mitologia. Prometeo, quindi il passaggio Esatto, ci poi sta, eh. è Non poco so se l'hai perché Hercules ha sparato a liberato caso, però. Prometeo. No, nel Esatto. momento stesso in cui l'ho detta no, però poi adesso Vedi, con voi vedi. appena ho avuto questa epifania, ecco, Perfetto, succede così, guarda, noi siamo proprio. talmente dentro il racconto del mito nel nostro gioco che è È vero. un effetto bello, ecco. Hercules, hai fatto il sogno di Prometeo, mi sembra Esatto. perfetto. Però la mitologia viene dall'infanzia comunque perché c'entra colpa di mio nonno, ecco, quindi viene comunque dall'infanzia. Però non avevo mai pensato a questa connessione, Hai effettivamente. visto? Hai recuperato un No. pezzettino. Questa me la rigioco pure in altre interviste, così. Alessandro, visto che hai citato il sogno di Prometeo, siamo a 42 minuti, credo. So se posso fare anch'io la richiesta come ha fatto prima Tony, cioè il pezzo che ci hai mandato a settembre del 2000, abbiamo detto settembre del 2020, Allora, è luna ok, piena a questo. metà. Dai. Allora, in realtà questo pezzo non l'ho mai suonato alla chitarra, perché comunque è quell'arrangiamento elettronico. Però ci possiamo provare. Cioè, nel senso, Proviamoci. non so cosa Se ti viene va, fuori. se ti va. Sì, beh, sì, però non so cosa viene fuori. Va bene, ci Facciamo sta, ci così, sta. dopo comunque sulla nostra pagina Facebook mettiamo anche il video di Luna piena a metà perché è anche un bel progetto video, molto, molto divertente, molto bello. Oltre ad Anche avere molto comunque faticoso. importanza, eh sì, molta importanza anche l'aspetto musicale, in effetti. Sì, dicevo molto faticoso perché l'avevo fatto quando eravamo in estate, non avevo persone attorno, né registi, né attori, né niente. Ho detto devo fare un video senza persone e con un budget minimo, quindi adesso devo trovare qualcosa. Ho preso la GoPro, ho detto ma facciamola visto che parliamo d'estate. E poi in realtà ci stava, e poi ho trovato anche là, ho trovato tutti i vari collegamenti filosofici dopo, però dopo ovviamente ho detto È vabbè, mo sempre dico sta dopo cosa si che è trova, figa. Sì, sempre perché tu dopo. metti e poi vedi di impostare le cose, quindi è così. Poi Esatto. Tu metti poi dopo, con calma si trova. te lo spiego. Come Esatto. dici? Poi te lo Alessandro spiego. Orlando con luna piena a metà. Ieri sono andato al mare. C'era un silenzio che bagnava il cuore ed ovviamente la luna era piena, ma era piena a metà. Ma oltre il mare c'era un gran rumore e tu ballavi una vecchia canzone ed eri bella per quanto eri stanca ed eri bella che ancora mi manca. E poi tra un anno inizia un'altra estate. Forse avrò voglia solo di dimenticare, o forse l'avrò fatto già da un'altra parte del mondo. Avrei voluto portarti al mare, avrei voluto tutta quanto un'altra estate stare a galla con te. Da questa parte del mondo, la luna è piena a metà. Quanta costruzione.
quanta logica nell'emozione, quanta gente era tutto, era niente, da quanto sei distante, ed il mio cuore mi ha pisciato in vena, tutto l'amore che si tratteneva, e tu sei cieca ma rimani a guardare, ti sembra questo forse il modo di fare, e poi fra un anno inizia un'altra estate, forse avrò voglia solo di dimenticare, o forse l'avrò fatto già, da questa parte del mondo, e se fra un anno ti porto al mare, avremo ancora una collina da cantare come abbiamo fatto già, da questa parte del mondo, la luna è piena a metà, sapevi del bacio di un assassino, sapevi di un piccolo morso, un bambino, sapevi di essere e di continuare, sapevi di Battisti e di Lampare, sapevi di piazzetta e di liquore, sapevi di coraggio per l'amore, sapevi di cercare cibo all'alba, e io non so se so restare a galla, la luna è tonda come la tua sorpresa, la luna è grande come grande l'attesa, e ora voglio solo restare a galla, come una luna grande tonda e gialla, come una luna grande tonda e gialla, io voglio solo rimanere a galla, come una luna grande tonda e gialla, fatemi solo rimanere a galla. Grande, bravo Alessandro. Spero sia andato, ragazzi. È andato. Una persona molto particolare, molto diversa, più intima, ovviamente. Bello. Ero curioso. Infatti grazie, comunque, ho provato questa cosa. La puoi fare ai concerti. La posso fare. Anche okay, così, allora. Unplugged. Ok, vabbè. Ho il marchio dopo, quello del lupo e il contadino. Esatto. E invece sono curioso, parlavi di un terzo progetto... Sì, questo qua è completamente elettronico, diciamo che, vabbè, elettronico è una parola che vuol dire tutto e niente, però diciamo che sono diverse influenze di musica prettamente elettronica, non cantautorate, ovviamente il cantautorato è qualcosa che mi porto da un sacco di tempo, quindi ovviamente nella struttura o magari nell'idea di certe melodie o di certi testi c'è sempre quella cosa là che comunque... sento appartenermi per quello che è stato, insomma, i trascorsi, ma adesso mi piace molto perché adesso posso assolutamente fare quello che voglio, in certo senso, nel senso che il genere mi permette di andare dovunque, almeno io sento più questa possibilità. E questi stanno in inglese, o meglio in diverse lingue, stiamo facendo dei testi, comunque sto facendo con diverse lingue, meglio prendendo degli spunti, non che io sia un po' ridotta, nel senso, diversi spunti, diversi suoni, ecco. Sto cercando di usare anche più la voce magari come un suono, quindi magari saranno un po' più, io le vedo un po' più, un po' meno appunto emotivi, cervellotiche, rispetto, meglio, meno importanza al testo forse, in un certo senso, o meglio un testo che ha una possibilità più, cioè sono più flash, ecco, e questo mi piace perché lo vedo meno razionale in un certo senso, anche poi magari comunque non vuol dire che scrivere tanto sia razionale, però avevo bisogno di meno parole e questo progetto mi consente, anche perché scrivere in altre lingue devi anche cercare di essere essenziale, nel senso che i termini, i concetti, vuoi cercare di metterli in un modo semplice, però quindi essendo nudo il concetto, perché magari non ti concentri più sul concetto in sé, almeno quello che mi sta succedendo, cioè mi concentro più sul concetto perché quelle parole mi parlano di più in un certo senso. Come si chiama il progetto nuovo? Si chiama Far Away Mona Lisa. Mona Lisa distante. Quindi su questo progetto qui, visto che è tutto elettronico, non ci puoi far ascoltare niente. Questo non è ancora uscito niente, è tutto il lavoro. Beh, sicuramente, okay. come sapete, visto che ormai è una tradizione, ogni album che esce, sicuramente io manderò il link alla vostra pagina appena uscirà, certamente.
Vabbè, quindi speriamo non per altri 4 anni. No, no, infatti. Questa volta cercheremo di risponderti prima dei 4 anni, 5 anni, dai. Grazie. Scherzo. Adesso è il numero, quindi chiamo direttamente. Esatto. Adesso se ci dicevi sei di base a Roma, quindi In questo momento sì. ancora per poco, ancora per poco. Ho idea di muovermi, poi quel fatto del lockdown della natura, ho pure idea di spostarmi, non so se andare più verso Londra o più verso la Sicilia, cioè più verso il caos o più verso non so, la ciclicità, perché c'è questa differenza interessante che mi viene in mente fra due tarocchi, no? Tra la stella e il carro, visto che comunque so che diciamo, è un tema di cui se ne parla pure ogni tanto, Ah, nel sì. gioco del contadino. Ci sono queste due differenze fra il carro, no, che va, su entrambi si occupano del terreno in certo senso, ma il carro è espansionista, quindi si occupa orizzontalmente, mentre la stella lo coltiva, che sono due tarocchi che stanno uno sopra l'altro, diciamo, ordinandoli, uno è 17, uno è, mi ricordo il numero, stanno uno sopra l'altro comunque. Ordinandoli, ordinando i tarocchi, e quindi la stella è quella che coltiva, no? Che quindi sta il terreno, entrambi si occupano della terra, ma una coltiva e quindi cresce, e l'altra è orizzontale espansione. E dunque io non so se Londra mi sa più di espansione di qualcosa che vai nel caos, e invece questa, se no devo usare la stella, devo tornare indietro la Sicilia, e forse in questo momento sono proprio così, insomma, molto nel Ci vogliono dualismo. tutte e due. Ci Ci vogliono vogliono tutte e tutte e due, ho due. capito che ci vogliono tutte e due, forse in quello che ho capito ha detto che bisogna farci pace con la schizofrenia, quindi devo avere tutte e due, capito? È una lotta, insomma. C'è lotta, una lotta, c'è una devi lotta. fare, sì, Infatti, assolutamente. Maria Chiara suggerisce che forse puoi stare a metà fra tutti e due. No, Pensavo dicessi, Maria Chiara suggerisce uno psicoterapeuta, invece. Tutte e due, assolutamente, me le sì, tutte e due è proprio quello che ho, una via di mezzo. Via di mezzo sarebbe Roma, però ci sono, guarda caso. Hai quindi questi progetti adesso da fare, Sì, finire questi qua. questo nuovo album. E far uscire un altro paio di pezzi in italiano che sono già pronti. Uno sto lavorando, che è domenica mattina, che uscirà penso entro un mesetto. Ecco, questa è la prossima uscita più veloce, questa domenica mattina, che penso uscirà entro il mese, credo, spero. È già stata Bene. registrata, e diciamo che è in missaggio, e il video sta venendo montato, quindi diciamo in poco dovrebbe uscire questo pezzo, che è un pezzo che ho scritto tanto tempo fa con il chitarrista con cui ho collaborato spesso, l'Uomo Scimmia, citiamolo, si vuole fare chiamare Uomo Scimmia, io lo cito Uomo Scimmia. E quindi diciamo, adesso l'abbiamo fatta rifare totalmente da un gruppo di ragazzi, un'etichetta che si chiama RHH, che invece loro sono molto diversi, infatti, no? Infatti ero curioso di vedere come si interagisse una canzone che per noi era oramai già molto sul rock and roll come suono, rock, indie rock. E darle in mano a questi altri invece produttori che sono completamente diversi, sono più su elettronica, trap, rap, e quindi mi piaceva vedere cosa succedeva. Sì. Alessandro, senti, siamo arrivati al termine della puntata, perché vedo su il timer, siamo a 54, abbiamo già sforato, ma è il nostro ormai sforare è il nostro sottotitolo di ogni puntata. Quindi, pezzo finale, cosa ci fai ascoltare come pezzo finale? Ok, vorrei far ascoltare domenica mattina forse, allora, visto che Oh, te sta per lo volevo chiedere, uscire. però non volevo essere detto, magari vuole tenersela così. No, Ascoltiamo, dai, domenica mattina. Domattina è un po' come domani per noi, no? Domani è un po' come domenica mattina, 2 giugno, più o meno, esatto. Domani è un po' domenica mattina, è vero. no? Allora, proviamo se Quindi per chi riusciamo. l'ascolta domani la puntata è perfetta. Dovrò posare le cuffie. Vedo
Domenica mattina ti sveglierai con un messaggio ricco di scuse. Io ho sbagliato a mandartelo, non le capirai. Credevo fossi santa e nella mia chiesa ora brucerai. Domenica mattina ti insulterei, sei quella che non ha capito tu, oppure non l'hai fatto mai capire tu, mai. Credevo che l'amore non fosse biodegradabile. Ti odio, no, mi odio, no, sei quella che viaggiava tra le mie dita. Ti odio, no, ti odio più di un po', io voglio guardarti fisso mentre chiedi aiuto. Vai con Dio. Pa 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 pa. Domenica mattina scomparirai, non c'è più niente di tuo nella stanza mia. Oh oh, è meglio aereggiare un po' il profumo suo. Ho troppi amori eterni, qualcuno a te si sovrapporrà. Ti odio, no, mi odio, no, sei quella che viaggiava tra le mie dita. Ti odio, no, ti odio più di un po', io voglio farti a pezzi e poi dentro al freezer. Vai con Dio. Vai con Dio. Ti odio, no, ti odio più di un po', io voglio guardarti fissa mentre gridi aiuto. Ti odio, no, ti odio più di un po', io voglio farti a pezzi e poi dentro al freezer. Ti odio, no, ti odio più di un po', sei quella che viaggiava tra le mie dita. Ti odio, no, ti odio più di un po', ma che male c'è, ti odio, no. Eccoci. Bravo, che meraviglia. Grazie. Ragazzi, vi dico che mi piace tantissimo stare qua dietro, perché mi godo proprio lo spettacolo in pieno, diciamo, nei limiti di una mancanza di un teatro, di un palco e di tante sedie attorno, certo, ovviamente. Bravissimo Alessandro. Grazie. Ragazzi, direi che ci siamo. Alessandro, grazie. Sì, grazie a voi. Alessandro. Ci vediamo fra 4 anni allora. Forse 5, vediamo. Dai. 5? Il bisestile non conta? No, non conta. No, io spero che ci vediamo prima dal vivo. Infatti magari, è la cosa che diciamo, è la cosa che stiamo dicendo a tutti. Prima o poi tutti fanno quella faccia lì. E tutti fanno quella faccia che fai tu. Tipo, magari. Ok. Perfetto. Vabbè. Va bene. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille a voi. Alla prossima. No, a parte gli scherzi, se Lupo il Contadino organizzasse un futuro realizzabile, una residenza artistica, non sarebbe male. Lo potremmo chiamare materiale, ce l'avete. Materiale ce l'abbiamo, noi. Come lo potremmo chiamare, Tony, questa residenza il artistica? Festival? Festival? Come lo potremmo chiamare, sì. E qualche suggerimento in chat, perché vedo che Tony fa, vedo
una nuvoletta, c'è il fumo, c'è il fumo. Il festival arriva qualcosa? No. No. Pagina 3, riga 2 dall'alto. Pagina 3, riga 2 dall'altro. Vai, vai. Vediamo. Pagina 3, riga 2 dall'altro. Un attimo, che prendo una. Vediamo come si chiamerà il festival Libro a Casa. Pagina? Hai detto? Riga 2 dall'alto. Come si chiamerà il festival di Lupo il Contadino? No, la pagina 3 non c'è, Tori, è un brutto segnale, te lo dico. Il festival che non c'è. Il festival che non c'è. Guarda che mi piace. Perfetto. Il festival che non c'è, oppure pagina bianca, che non è manco pagina bianca, è proprio, non c'è proprio. Parte dal numero 7, cioè, libro adesso vorrei chiedere a Edizione Il Melangolo, La saggezza degli uccelli, parte da pagina 7, ma prima ci sono due pagine. Questa è bella, L'immaginazione. Qualcuno le ha strappate. È un libro che stimola l'immaginazione. 1, 2, vediamo così, 1, 2, 3, riga. Due dall'alto. Due dall'alto. C'è scritto, se in base alla pagina 3, dovrebbe essere pagina 3, c'è scritto bisogna meditare e ancora. E io sono d'accordo. Sì. Va bene. Assolutamente. Bene. È l'aforisma di chiusura questo. Bisogna meditare ancora per il festival che non c'è di Lupo e Contadino. Allora, ciao Alessandro, buonanotte. Buonanotte, grazie. Mettiamo il clip, mettiamo la coniglia. Sì, mettiamo il clip, un clip live. Bene. Perfetto. Allora ciao a tutti, grazie e ci vediamo martedì prossimo con non lo diciamo ancora. Non lo diciamo ancora. Vero, è giovedì lo possiamo dire però. Ah, giovedì sì, assolutamente. Giovedì, trampolino è principio mi sembra giusto, principio sì, singolare, parliamo del principio singolare. Del principio, poi vediamo in che senso da che parte lo prendiamo, però parliamo di principio giovedì. Bene, clippino martedì prossimo, giusto così parleremo di arte, di promozione dell'arte. Ok. Questo fantastico, questo me lo segno, così facciamo un altro passettino per il festival. Okay. Esatto. Che non c'è. Il festival che non c'è. Mi raccomando. Io approvo già questo titolo. Anche io, sinceramente. È andata, anche io. Ciao Alessandro, un abbraccio. Ciao. Questa canzone vi salutiamo, Bianconiglio. Vieni piano fuori da un'onda di schiuma, da un muro di nebbia, bianco nella città e scappi via. Manifesta il tuo movimento, sbatti in faccia a me come il vento e scappi via. Dove sarà? Dimmi, dove sarà la nostra realtà? Ora cadrà un castello di carte su te. Vienimi dietro, vieni nella mia fuga, cadi a piedi scalzi, vai giù. Sai quanto ti voglio e quanto io corro per farti venire dietro a me. Sentimi bene, chiamami bianco, la pelle chiara e tanti cappelli per te, per nascondermi meglio gli occhi da te. Scapperai sempre da davanti a me. Te ne andrai sempre da davanti.
immense onde dentro me. Vieni e vai, tu sei mare dentro, marea e luna sei. Levati, spostati, lasciami spazio e assorbiti. Vai dove vuoi, vai dove vuoi. Scoprirai poi com'è caldo l'abbraccio in movimento mentre mi saluti. Dove sarai? Dimmi, dimmi dove sarai. E dopo i baci, ora cadremo in un letto di giochi e di carte da poker. Ora lasciaci soli con te. Ma scapperai. Scapperai sempre da davanti a me. Te ne andrai sempre da davanti a me. Tornerai forse, oggi a te mai. Già da fuori scavi l'anima, ma tu non lo sai e te ne vai, chissà quando tornerai.